Attenta, parla ragazzi, qua Axe, l'ho giocato, ci sono da soli, sono qui a presentarvi sul mio nuovo video. E ragazzi, questo qua ovviamente è un video veramente speciale, perché essendo ovviamente un Pink Pal, i miei Pink Pal sono tutti speciali. Quindi questo qua è il mio Pink Pal speciale, dove Pink Pal Rock è giocato con il Pink Pal Rock Pogba If, centrocampista centrale della Juventus francese, che ho pagato 140.000 crediti e che in 5 partite mi ha fatto 0 gol. Infatti ragazzi, secondo me questo giocatore non li vale tutti questi crediti, quindi rapporto qualità-prezzo non è affatto buono. Però dato che questa non si tratta di una recensione, partiamo subito con le cose importanti da dire prima di farvi vedere il Pink Pal. Allora, innanzitutto sono 3, se non mi sbaglio, le cose. Ora accendo un attimo il computer perché l'ho scritte su un block notice. Comunque, quali sono queste 3 cose? La prima è che non so se avete visto, ma mi mancano pochissimi iscritti per raggiungere i 20.000 iscritti, che ovviamente sono un traguardo che io mai avrei osato immaginare, e sono veramentissimamente felice di questo traguardo. Però ragazzi, vi volevo chiedere una piccola cosa: che video voi vorreste vedere per i 20.000 iscritti? Io avevo già in mente un paio di idee, però volevo sapere anche una vostra opinione, diciamo. Quindi cosa dovete fare? Se potete, magari adesso mettete un attimo in pausa il video, o meglio aspettate 10 secondi, poi lo mettete in pausa, e scrivetemi cosa voi vorreste vedere per i 20.000 iscritti, così che appunto io possa raccogliere, magari prendere spunto delle vostre idee e fare un video che avrà qualcosa di magico. Io magari pensavo delle fatty time, come anche un video col pallone. Comunque ora si vedrà. Seconda cosa ragazzi, vi volevo dire che rinizierò a fare le top 5 Pagacoppa in reaction. Cosa sono? Ovviamente sono quelle top 5 costituite dalle migliori reazioni che voi mi mandate. Cosa sono le reazioni? Come si fa a mandarle? Innanzitutto voi vi dovete registrare mentre aprite un pacchetto. Poi ovviamente credo che vi venga spontaneo fare una piccola reazione dopo, se nel caso in cui voi troviate qualcosa nel pacchetto. Quindi dopo esservi registrati e aver fatto la vostra reazione, cosa dovete fare? Ve la mandate sul computer, la caricate su YouTube come video non elencato, mi inviate tramite messaggio personale il link. Quindi veramente facile. Poi io, tra tutte quelle che manderete, speriamo siano tante, sceglierò le migliori 5 e le metterò tutte insieme per fare appunto un'altra top, che sarà la prima top per park opening reaction di FIFA 14. Invece ultima cosa ragazzi, come vedete un mio iscritto ha vinto il contest che FIFA con Stash aveva fatto per appunto tutte quelle persone che avevano comprato dal sito in un determinato tempo. In questo caso la scorsa settimana aveva messo all'asta Lewandowski sì, second if, e poi aveva fatto appunto un'estrazione con i numeri di ordine. Successivamente cosa è successo? Ha vinto il mio iscritto. Quindi cosa mi ha chiesto l'admin? Di contattare questo mio iscritto, e l'ho contattato e gli ho dato Lewandowski second if. Quindi ragazzi, porco giù dal telefono, era molto contento. Quindi ragazzi, in poche parole cosa c'è da dirvi? Che se volete comprare crediti, andate a prendere la FIFA con Stash per due motivi. Primo, è molto economico ed affidabile. Secondariamente perché appunto potete partecipare automaticamente a un contest. Comunque, come partecipare a questo contest? Dovete andare sul loro profilo Twitter e retweetare il tweet relativo al contest. Comunque adesso un attimo che rispondo al telefono e poi partiamo con il ping pong. Allora ragazzi, ho risposto al telefono, era un mio amico, una cosa che però non credo che mi interessi alla grande. E cosa ho fatto? Ho carpediato il DM per appunto fare il tweet su Facebook. In poche parole cosa ho detto? Ho detto di invitarmi, di invitare la ZX, di invitare la gamer, per chiamata sì ZX, e appunto io la andrò a scegliere tra gli inviti che mi arriveranno, un invito a caso. Quindi adesso facciamo tra 2, 3, quindi tra 5 inviti io accetterò il quinto invito, a partire da adesso ovviamente. Allora, vai. Dai. Dai. 1. Sperando che ci siano 5 persone. 2. 3. Dai, ancora 2. 4. Prossimo. 5. Toto Tato. Che fortuna, ragazzi. Sapete perché? Perché Toto Tato era stato quasi il vincitore dell'ultimo Pink Pal, o meglio, colui che il mio avversario, perché io appunto ho scelto, ovviamente casualmente, l'invito dopo il suo. Quindi è stata una cosa abbastanza tattica, perché ha avuto fortuna stavolta, è stato estratto, una cosa abbastanza veloce, ambigua, non veloce. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare online, offline. Allora ragazzi, sono andato sia offline che sono andato a commentare il mio post di Facebook scrivendo che appunto avevo estratto l'avversario che appunto stavo per giocarci contro. Comunque questa qua è la sua squadra, minghie, è buggata, madonna, il bentepiede in attacco, mi fa paura, mi fa paura. Poi ragazzi, volevo anche dire che se mi state sentendo con una voce abbastanza strana, perché innanzitutto non mi sento abbastanza in forma. Infatti ho fatto, se vedete l'ho fatto un po' dopo rispetto a quel che avevo detto ieri il Pink Pal, ma appunto perché non mi sentivo alla grande, però dettagli, e sono qui appunto felicissimo a presentare questo mio nuovo Pink Pal. Partiamo subito con Pogbang, che lancia a Cerci, Marchisio per Ronny, madonna, Ronny vede Marchisio,
Marchisio! Marchisio, la botta di sinistro! No, mannaggia! Alla salsiccia! Steve Walcott! C'è Marcelo! Mamma mia, nessuno lo ferma! Casemiro, grandissimo giocatore, ragazzi, ve lo consiglio alla grande! Ronaldo, per Marchisio! Si intendono alla perfezione i due! Marchisio! 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 E c'è il gol! Claudio Marchisio! Porta anche al 7 in vantaggio! Grandissimo gol! Buonissimo! Buonerrimo! E devo dire quindi che mi sta piacendo Marchisio, perché l'avevo appunto cambiato per Kakà, con Kakà, per vedere quale dei due era migliore, e per adesso Marchisio mi sembra un attimo più forte. Quindi 1-0 e tunze tunze, daglie daglie. Op che allo Ronaldo, ne scarta uno, Ronaldo avanza, Ronaldo, 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 le schiavo, buono, dai, siamo partiti bene. 40esimo minuto, conduciamo per 2-0. Olè! 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 Madonna! Madonna, si segnava! Mamma mia! Va bene? Marcelo! Marcelo! La mette in mezzo! Rognela, rognela, prendimela! Buono, pensavo la facesse finire, ma non è così. Op, lì là. Arbitro, dia mano al fischietto. Dia mano al fischietto. Fine primo tempo, ragazzi. Conduciamo. Mi sa che è una delle prime volte che conduco 2-0. Ah no, anche nell'altro video conducevo per 2-0. Guardiamo le mie statistiche. 3 tiri lui, 0 in porta. 8 tiri io, 7 in porta. 46-54 in possesso palla. Ha failato. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Minghie! No! Merdaccia la puzzola! Rigore! Rigore! Dai, gliela apriamo, glielo apriamo! No! Ha messo la PC mod, mannaggia! Ha tirato un calcio al portiere! Ha tirato! Oh! Signor arbitro! Mamma mia! Balo! Balo! Oh! Ronnie! 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 Mamma mia, ragazzi! Però Ronaldo! Però Ronaldo firma il 3-1! Passato veramente pochissimo tempo, fortissimo, ragazzi, voi non avete idea. Grandissimo mancino, buono. 3-1 al 55esimo. È importante. Via! Ronaldo, Marcelo, Casemiro. Cora per Ronaldo. Ronaldo, entra! Ronaldo! Madonna, pensavo fosse gol. Mamma mia! Mamma mia, pensavo ci fosse hat-trick. Grand'Errimo. Paul. Madonna. Slegnamela. Madonna, che gol che stava per fare. Tipo quello contro l'Udinese, se non mi sbaglio. Marcelo. Marcelo. C'è Miranda. Cerci. Alessio. Angolo. È un assedio, ragazzi. È un assedio, Miranda di testa, la chiude, 85esimo, 4-1, grandissimo gol di Miranda, è veramente forte, ve lo consiglio a grande. E 4-1, i bocciofili, è finita. Chissà se avremo tempo noi per l'ultima azione, la mette in mezzo, voglia ripartire, ripartiamo, l'ha visto, Cerci va, minghie, Cerci c'è, arbitro! Ma che stiamo scherziamo? Però... No, ma dai, fammela finire. Vabbè, va benissimo. Va benissimo, ragazzi, perché abbiamo vinto 4-1. Stiamo andando alla grande, perché se vi ricordate ero partito abbastanza veloce nei miei ping pong. Tipo, l'avevo persi. Ho perso Suarez, mamma mia. E ovviamente migliore in partita, grandissimo Joao Miranda de Souza, figlio.
Vi ricordo appunto, vi stavo dicendo che ero partito abbastanza male, però ora stiamo riprendendo. Comunque ragazzi, voglio fare un attimo delle statistiche di Ronaldo, meglio in quanti partiti mi ha fatto quanti gol. Guardate qua, in 18 partite 21 gol, ragazzi, tipo alla media reale. No, vi volevo dire ragazzi, vi volevo ricordare di commentare scrivendo innanzitutto un pregio e un difetto di questo video, così appunto mi aiutate a migliorare proprio alla grande. Poi vi volevo ricordare di commentare scrivendo anche un possibile video che vorreste vedere per i 20.000 iscritti. Poi volevo ricordarvi di registrarvi mentre avete dei pacchi. Questo perché? Perché appunto, se poi trovate qualcuno di buono e fate una grandissima reaction, me la inviate su YouTube. Io poi farò una top 5 di queste vostre reactions, quindi una cosa abbastanza tattica. E infine volevo dire di comprare il fiacco stesso e di andare sul loro profilo Twitter in modo tale da poter partecipare ai giveaway che stanno facendo. Quindi ragazzi, detto questo, io ho detto tutto, magari se potete raggiungiamo anche 1000 mi piace. E quindi detto questo, io ho ridetto tutto, e quindi vi dico, vedete, parla sempre al prossimo video, bolla!